Inizia oggi la festa di Regina Pacis, che come tradizione unisce momenti di riflessione religiosa e di divertimento. Oggi abbiamo dato inizio ai festeggiamenti in onore di Regina Pacis, che culmineranno sabato con la processione, che ogni anno vede una bella partecipazione di popolo, e quindi la processione quest'anno arriverà fino al pontile, dove metteremo una corona anche per i caduti, per i morti in mare a causa, ecco, di questi barconi, e poi l'omaggio ai caduti come sempre, rientro in chiesa, ci sarà il vescovo a presiedere la celebrazione, ecco, sarà quello il momento più bello che vivremo come cittadinanza di Ostia. In questi giorni invece vari spettacoli e momenti religiosi e ricreativi ci accompagneranno. Come al solito, accanto alle attività religiose ci sono quelle, come dire, più legate al divertimento. Beh sì, abbiamo cercato di organizzare un qualche cosa che vada oltre la parte ecclesiastica, che è la parte principale, però per cercare di stare tutti quanti insieme, insomma, ecco, abbiamo sistemato questi stand, ecco, espositivi, che è la cosa migliore. Invece di posizionarli su via Vannutelli, che avrebbero eliminato parcheggi per la gente che voleva venire, sarebbe potuta venire qui, eccetera, li abbiamo posizionati direttamente qui, sul piazzale di Regina Pacis. E poi c'è anche il campetto allestito. E poi il campetto, nel campetto abbiamo allestito la parte, tra virgolette, mangereccia. Siamo riusciti a fare per i 4 giorni 4 cose diverse. Questa sera c'è una cantante che è locale, Fiore di Luna, che è una bellissima, bravissima ragazza, che canterà tutte quante le canzoni di Disney. Cantare ad Ostia già è un'emozione, in più questo è il posto in cui mi sono battezzata, ho fatto la comunione e la cresima, quindi doppia emozione e doppio sentimento. Sei specializzata ormai poi in questo repertorio. Esatto, cartoni animati, Disney, alcune canzoni che ho ufficialmente cantato io, come quella di Sailor Moon e di Chelsea delle Barbie, e altre invece che canto come cover. Azioni religiose e di intrattenimento proseguiranno ogni giorno fino a domenica. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbino.